Ok, questo è una semplice vite, queste sono semplici viti alla francese, quindi basta che vi compriate questo semplice accessorio da mettere in un cassavite di quelli componibili. Poi qua basta che smonto, ci ricordiamo il colore, smonto tutto il blocco perché viene via in blocco, levandoci questi semplici fili, e lo porta a far vedere al concessionario. Quindi la marca è questa, anche se non è molto famosa, anzi quasi sconosciuta. Qualcuno che ci vuole fare i soldi c'è in giro, per cui non facciamo altro che questo. Tanto io ho roba in frigo, non c'era molta. A presto. Alla fine niente, me ne hanno mandati due addirittura, si sono sbagliati su eBay. Con 10 euro ne ho presi due. E niente, lo mettete qua dentro facendoci seguire la curva e poi rimontate il tutto. Vi dovete ricordare il colore dei fili. E basta, il gioco è fatto. Questo è quell'altro, che praticamente ha le solite sigle. Cambia che praticamente nel giro di questi anni non fanno più quel modello specifico, ma è quasi uguale identico, quindi è convertibile. Allora, quando rimontate il tutto, ricordate bene di stringere bene i morsetti con la pinza, in maniera da bloccarli, da schiacciarli completamente. Poi fate una prova, li tirate i fili, se vedete che vi rimangono in mano gli affarini, li dovete cambiare. Fate presto, prima di rimontare il tutto, fate una prova, tirate, è buona. Mettete tutte le viti al posto giusto, in questo caso ce n'erano solo tre. Quindi vi faccio vedere l'ultima. Poi potete mettere la rotellina. Fate la provina. Attacchiamo la corrente. Non si sente nessun rumore, vediamo adesso. Sentite il rumore? Parte e qua si ferma. Questo funziona. Questo funziona. Ok. Rimontiamo il coperchio e basta.